comune, questa condivisione. Proprio ieri sera ci siamo riuniti e abbiamo deciso comunque di uscire con un comunicato appunto per la mia riproposizione a candidato sindaco per le imminenti elezioni amministrative di questa primavera per il 2023. Portiamo avanti un lavoro, continuiamo un impegno, ci attendono nuove sfide sul territorio. Abbiamo, a mio avviso, a nostro avviso, fatto molto per la crescita di Nereto. Ci sono delle iniziative, delle opere in itinere da completare, vogliamo portare a termine questo lavoro. Lo vogliamo fare attraverso un'apertura a tutta la cittadinanza, alle persone, con uno slogan: apertura alle persone, campo largo alle persone e non tanto ai partiti e alle associazioni. Già dalla prossima settimana, ogni lunedì, ci riuniremo presso una sede in Piazza Allende, un comitato elettorale a tutti gli effetti. Il blocco uscente dell'amministrazione si ricandiderà insieme a me, i 4 assessori e 2 consiglieri comunali, e siamo aperti appunto a un confronto su dei temi che sul nostro territorio sono importanti, e attraverso questa condivisione naturalmente allestiremo una lista competitiva per affrontare le prossime sfide che ci attenderanno nei prossimi 5 anni. Dunque ci saranno